Da quanti mesi non registro un video? Allora, ci siamo. La mia carnagione è pallida, sebbene siamo a luglio, e questo perché non vedo il sole da molto tempo. E sì, siamo in Inghilterra e stiamo sopravvivendo. E spero che i miei coinquilini non mi prendano per pazza perché mi sentono parlare da sola. Ma va bene lo stesso. Non lo so se questo video avrà, diciamo, degli sviluppi. Continuerò a caricare video. Tutto dipende dal mood della giornata qua, purtroppo. E quindi oggi finalmente mi andava di fare un video, sebbene stia usando solamente la webcam del PC senza montare nulla, luci. No. Voglio proprio fare un video perché voglio tornare a prendere qualche abitudine antica, diciamo, perché non è penso all'Inghilterra come casa mia dopo 10 mesi di stare qua, ma dobbiamo iniziare a farcela piacere perché comunque per ora deve andare così, dobbiamo stare qua e va bene. Questo prologo lunghissimo, spero di tagliarlo e spezzettarlo in più parti perché sennò ciao. E diciamo se vi interessa qualche cosa in particolare, magari potrei, avendo la voglia, avendo richieste, fare un video su come muoversi. E va bene, piccola premessa, non penso vedrete mai unboxing nei video futuri perché comunque adesso che si ha uno stipendio abbastanza solido, tutti i libri comunque vanno in Italia. Io li compro da degli store online, ovviamente, ma li compro in italiano perché in inglese ho provato a comprarne, ma no, li capisco, ma è troppo pesante perché per me deve essere un momento di svago e quindi voglio tornare un pochettino alle origini e sicuramente le origini non è la lingua inglese per me, sebbene diciamo la dobbiamo parlare tutti i giorni per lavorare e vivere, fare la spesa, insomma. Quindi ho comprato tantissimi libri in questi mesi spendendo fortune, ma con una giusta amministrazione del denaro, levando spese, bollette e qualche uscita fuori. Fortunatamente il mio lavoro mi permette di dedicarmi alle mie passioni e quindi poter investire nella mia passione che è la lettura. Quindi ho tantissimi libri da farvi vedere, ma non penso ci riuscirò nei giorni in cui scenderò in Italia il prossimo mese perché verrebbero tipo 20 video unboxing parlando che io da novembre a febbraio a marzo. Diciamo, ci siamo dovuti ambientare, trovare un lavoro che ci soddisfacesse dal punto di vista fisico, mentale ed economico e quindi abbiamo un attimino fermato tutti gli acquisti, tra virgolette, futili o comunque che non servissero a spese, base, casa, cibo, ma poi da marzo in poi cosa è successo? È successo che io non mi sono più saputa dare un freno perché mettendo i soldi da parte per le spese mensili, tutto il resto sono soldi miei che non vengono dalle tasche dei miei genitori, ma sono miei, quindi li investo come voglio e allora, cioè, Libraccio e Mondadori sono diventati i miei migliori amici. Tutti i libri vanno in Italia in attesa di una sistemazione alla mia libreria, ogni volta è uno strazio perché comunque mia mamma e mio papà aprono i pacchi per me, almeno per questa piccola soddisfazione su Skype di vedere quello che ho acquistato. Però devo dire che è stato bellissimo quando a giugno siamo scesi in Italia per una settimana, arrivare in stanza e trovare tutti gli scatoloni con i libri che avevo acquistato, tutti gli iperborea. Bellissimo. Nei giorni in cui scenderò in Italia ad agosto,
ho un programma di sistemare meglio la mia libreria, anche perché ho comprato altre due librerie all'IKEA. Spero di riuscire a fare un piccolo video, ma non lo so. Basta con gli sproloqui e andiamo alle cose importanti, cioè voglio fare un riepilogo delle mie letture da quando ho iniziato, da fine aprile ad oggi. Ovviamente non sono più libri di un tempo, nel senso che prima ogni settimana ci stavano due libri nuovi, ora per finire un libro si ci sta una o due settimane, ma va bene. Nei primi periodi di inglese io non riuscivo più a leggere, non stavo bene, insomma, bisognava riabituarsi a tutto. Adesso fortunatamente non leggo più un libro ogni due giorni, perché ovviamente con gli impegni lavorativi e quotidiani è un po' impossibile, ma potrei in un futuro, molto futuro, impegnarmi, ma ok, andiamo. In tutto ciò, la cosa divertente è che il mio cavalletto sono altri libri impilati, ma va bene, sono i libri in inglese che non sa falso. Qua tanto iniziare abbiamo un piccolo angolo di libri, alcuni li ho portati dall'Italia, quando sono scesa li ho comprati all'usato, casomai vi faccio vedere i libri della sopravvivenza. Mi dispiace il traballio, ma ovviamente sono seduta sul letto, i libri tremano e quindi vabbè. Iniziamo con La lettera scarlatta, questa della Newton Compton, che vi devo dire, cioè, famosissimo, uno spaccato della vita delle colonie americane. E il finale me lo aspettavo diverso, però sono rimasta molto molto sorpresa. Poi questo forse ha sancito il mio ritorno alla lettura assidua, comunque alla voglia di vivere, non lavorare, basta. E sto parlando di questo bellissimo raccolta, non le edizioni più belle del mondo, edizioni Tris. Ah, tre libri in uno, tascabili economici, ok? Vi spiego, ogni tanto ho qualche problema a distinguere se sto parlando in italiano oppure quella parola viene da chissà quale turba. Tascabili economici Newton, ed è il Fumatia Pascal, escluse uno nessuno 100.000 di Pirandello. Ok. Questo l'ho letto veramente in pochissimo tempo, tutto un fiato, perché Pirandello, perché ricorda la mia terra, sebbene alcuni comunque non sono ambientata in Sicilia, ma lo sento molto nelle mie corde, magari anche autosuggestione, non lo so, ma dopo lui, ok, tutto in discesa nella lettura in questa terra grigia. Andiamo avanti. Questo libro, Lady Susan di Jane Austen, lo associo ad un fine settimana bellissimo qua in inglese. Si ho appena detto che è sempre grigio, ma ogni tanto capitano i miracoli anche in questa terra. Ed era una bellissima domenica, la prima domenica dopo 4 mesi in cui ero libera di poter fare quello che volevo, ero libera. E praticamente ci stava il sole, siamo andati al parco, anche Fra era libero, quindi una domenica libera insieme. Vi ho fatto un picnic al prato e questo libro è andato, che era una meraviglia. E questi, diciamo, erano libri pre-partenza dalla Sicilia. Poi siamo stati in Sicilia, ho visto la mia terra con occhi diversi, ho potuto godermela in maniera diversa, adesso che sia una piccola sicurezza economica, una piccola stabilità economica, una piccola indipendenza, tutto piccolo, ma comunque c'è. Di un mese di libri, che comunque 4 libri in un mese è abbastanza buono. Iniziamo da questo. Amour, terra perduta, la storia di Gresley O'Malley. Ora, com'è che ho scoperto questo libro della Beat e perché l'ho acquistato? In una haul
libri di quelli immensi, ho comprato anche il famosissimo Storia della Buonanotte per bambine ribelli. Ok? L'ho sfogliato tipo 3 minuti quando ero a casa in Sicilia e basta. Che tristezza. Comunque, quando l'ho sfogliato, tra le varie donne, ho letto di una regina dei pirati di nome Gracelyn O'Malley. Ora, chiunque abbia il libro andate a controllare, o comunque chiunque sappia qualcosa scriva giù. Gracelyn O'Malley, che è questa pirata. E quindi ho cercato altri libri su Gracelyn O'Malley. Il problema è quando si digita Gracelyn O'Malley su qualsiasi sito esce questo libro. E ho iniziato a leggere la trama, diciamo. Il mio problema è che dopo 2 righe di trama mi sono innamorato e ho detto va bene, questo libro parla di Gracelyn O'Malley, carrello acquistato, via. Non parlava di Gracelyn O'Malley, la pirata, ma parlava di Gracelyn O'Malley durante il dominio inglese in Irlanda. E sebbene inizialmente ho detto che cavolo sto leggendo, siamo alla solita storia d'amore, poi si è rivelato molto molto bello, è la vita di Grace, ovviamente Grace O'Malley, e gli sviluppi che hanno su questa ragazza, il dominio inglese, e come gli inglesi trattavano gli irlandesi durante quel periodo e come sopravviveranno. Il finale è un buon finale, nel senso che non abbiamo bisogno di sapere nient'altro, lasciamo a noi immaginare come possa andare la vita di Grace, ma ho scoperto che esiste un secondo volume ed anche un terzo che sono presenti solo in lingua inglese. E quindi no, grazie. Ho immaginato il mio finale, non lo voglio rovinare, anche perché ho letto un pochettino la trama del secondo volume. Mi sembra un po' troppo tirare la corda, ecco. Poi, un'altra opera immensa della Austen, La Banshee di Northanger. Sto in Inghilterra, ma la pronuncia ciao sta sempre lì a latitare. E questo usato al libraccio, cosa si trova al libraccio? Però Mammut, 2,40 euro un Mammut, va bene, anche perché li porto al lavoro sul bus, li rovino. Non tratterei mai così un libro all'iperborea, motivo che me li fa lasciare sempre e me li farà lasciare sempre probabilmente a casa in Italia. Ma va bene lo stesso. E che dire? Bello, bello, bello. La nostra protagonista, Catherine, regherà con lo squire della, con la famiglia e lo squire della sua contea a Bath, perché appunto lei è una dei tanti figli di una famiglia molto numerosa e nel piccolo paese dove stanno lo squire e sua moglie vedono poche possibilità per Catherine di progredire, comunque trovare un marito. E qui iniziamo un pochettino le vicende di questa giovane, giovane che non è una ricca proprietaria terriera, è semplicemente una ragazza ben vista dallo squire, dalla sua famiglia, ma la iniziano un pochettino i fraintendimenti da parte di altre famiglie, specialmente di una, un ragazzo. Non posso continuare a dire niente perché poi sennò sì. Ma abbiamo un bellissimo spaccato dell'Inghilterra che ci piace, del periodo inglese che ci piace, e quindi lo consiglio ed è uno di quei libri che secondo me leggere e rileggere non stanca mai. Poi, Cose preziose di Stephen King. Tomone mostruoso, e l'ho letto. Il finale non mi è piaciuto per niente. È come se a un certo punto avesse detto: no, guarda, basta, mi secca scrivere, chiudiamola veloce perché basta. Cioè, sono
Sono 764 pagine, perché 750 pagine di Oh mio Dio, le ultime 14 di Wo? Perché? Non ci stava motivo, perché? Mi dispiace tantissimo, lo reputo un capolavoro, grandissime idee, ma il finale. Ultimo libro letto, piccolissimo, finito tipo in 2 giorni, cosa che è un record per me da quando sto in Inghilterra. Vabbè, sto parlando di 95 pagine. E sto parlando di Harry James, Daisy Miller. Harry James, oh mio Dio, Harry James. E anche qua, un altro spaccato storico della borghesia americana e della gioventù americana che durante l'Ottocento si recavano in Europa per fare questi viaggi che duravano mesi, mesi e mesi, e come i vecchi nobili borghesi vedono la nuova borghesia, diciamo quella formata da commercianti più umili, diciamo, ma che poi sappiamo benissimo diventeranno le potenze del nuovo secolo. Qua ancora stiamo parlando di un vecchio continente e di vecchie ideologie che sono dure a morire con Daisy Miller, e l'ho trovato molto bello, un finale che non mi aspettavo sinceramente, perché non pensavo, purtroppo non finisce come mi aspettavo, e questo penso che lo renda ancora più grande, più capolavoro, perché sì, compratelo, questa è un'edizione Baldini Castoldi, Dalai Baldini Castoldi, qual è l'ordine esatto? Baldini Castoldi Dalai, ok, da 5,90, l'ho trovata anche nei Menders di Amazon, come l'ho preso io a 3,50, 3,40. E ne vale davvero la pena. Io vi saluto e vi lascio con il currently reading, perché adesso Goodreads fa parte di me, mi aiuta a tenere conto di come sta andando la mia lettura, cosa voglio acquistare, cosa ho acquistato, e se non ci fosse stato Goodreads, probabilmente sarebbe stato un grandissimo macello, mess completamente. E per ora la mia avventura inglese sta continuando con José Saramago, Il viaggio dell'elefante. Mi sta piacendo moltissimo, sono arrivata quasi alla metà e chissà come andrà, chissà fra quanto rifarò un video. Intanto spero che questo vi sia piaciuto e alla prossima. Ciao!